però nel mezzo del successo è difficile fermarsi e dire: oh, guarda intorno cosa c'ho, guarda che, guarda quanta gente mi segue, guarda quante persone mi vogliono bene. È proprio difficile dal centro. Sarà invece facile fra 10 anni, quando sarà finito tutto, quando io sarò solo magari, quando voi non ci sarete più, che ne sai, perché tra 10 anni, cioè, è un tempo lungo, ma non voglio far piangere e deprimere alcuni di voi, però ci sarà un momento in cui tutto questo finirà e lì sì che io mi guarderò indietro e dirò: guarda quante persone mi seguivano, guarda quante persone mi volevano bene. No, perché mi è venuto in mente questa cosa, perché invece bisogna godere del momento presente. Anche voi, quando magari vi lamentate di qualcosa che non c'è in questo momento, di voglio fare un altro gioco, no, voglio che ci sia un'altra persona, no, dovete guardare chi c'è adesso, chi avete ora, e glorificare, tra virgolette, insomma, essere contenti e dare il vostro sostegno a quello che stiamo facendo in questo momento, a chi c'è ora, cosa vi sta dando gioia in questo preciso istante. Perché è una cosa difficile da imparare nella vita, però poi si sconta questa cosa. Perché quando finisce poi qualcosa, o ti si allontana una persona a cui tu volevi bene, per esempio un fidanzato, no, per dirla in modo semplice, tu ti rendi conto in quel momento di quanto ti piaceva invece avere quella compagnia. Quindi bisogna riuscire a godere il presente. E anche nel mio punto di vista, di tutto questo affetto, questo vortice di persone intorno a me, di queste persone che mi vogliono bene, che io creo un libro e lo comprano, e un album e lo comprano, l'uovo di Pasqua e tutte queste cose, questo affetto, io devo riuscire a apprezzarlo adesso, perché se no tra 10 anni mi troverò in una situazione in cui dirò: guarda quanto ero deficiente, che non mi rendevo conto di quanta persone mi volevano bene. Ed è difficile capirlo, cioè io vi sono grato, però fermarsi e dire: guarda quanto affetto c'è intorno a me, è difficile. Non è semplice, è come quando ti fanno un regalo e tu non riesci ad apprezzarlo mai bene sul momento. Vabbè, basta, dai, che sennò ci deprimiamo.